Ripple, lo spirito dell'acqua, parte prima. Vi siete mai chiesti come fanno le montagne, il fuoco, l'oceano, i fiori a prendersi così bene cura di se stessi? Sono le fate. Terrible! Oh, puppy! Il cielo è limpido oggi e l'oceano è tranquillo. Non bene, ma ingannevole. L'oceano era molto agitato qualche tempo fa e ora, improvvisamente, è tutto così tranquillo. Phew! È una bella sensazione! Sono d'accordo con Draco. È un po' strano. Oh, guardate lì! Una conchiglia! Aspetta, cos'è questo rumore? Oh, caro oceano, perché stai piangendo? Oh, Ripple, ho fatto un grosso errore. Guardalo! Oh, no! Cos'è successo a questo dolce bambino? Oh, stavo solo spruzzando le mie lunghe onde e appena mi sono girato, le mie onde hanno schizzato questo bambino e sono corso da lui e ho cercato di svegliarlo, ma... Oh, oceano, l'hai fatto cadere in un sonno profondo. Oh, cosa facciamo? Tutte le fate si riunirono e fecero di tutto per svegliare il bambino. Ma lui continuava a dormire. Le fate avevano il cuore spezzato. Le fate chiesero dove fosse la madre del bambino e l'oceano spiegò quanto fosse impotente e devastata la madre. Lei mi aspetta dall'altra parte dell'oceano. Le ha promesso che avrei svegliato il suo bambino. Ma come? Ho provato tutto quello che potevo. Ci deve essere qualcuno che può aiutarci. Le fate del fuoco devono saperlo di sicuro. Ci fu un silenzio di tomba. Nessuno sapeva dove vivevano le fate del fuoco. Ma Ripple non riusciva a staccare gli occhi dal bambino. Così sia. Se solo le fate del fuoco possono svegliare questo bambino dal suo sonno, allora le troverò. Improvvisamente, la regina degli spiriti dell'acqua apparve dall'oceano. Tutti furono sorpresi dalla sua improvvisa visita. Vostra Altezza, cosa vi porta? Cosa pensi di fare? Le fate del fuoco? Nessuno sa dove vivono. E se abitassero così lontano da non sapere come tornare indietro? Non è uno scherzo. Ripple, capisco la tua ansia di salvare questo bambino, ma tu sei uno spirito dell'acqua. Non puoi sopportare il calore delle fate del fuoco. Vostra Altezza, capisco la vostra preoccupazione, ma proprio come voi vi preoccupate per me, la madre di questo bambino deve preoccuparsi per lui. Se c'è anche una piccola possibilità di aiutare la povera madre, non devo provare? Mi prenderò cura di me stessa, Vostra Altezza, ma devo andare a cercare le fate del fuoco. La regina sospirò e creò una piccola borsa magica per Ripple. Porta questa con te. È una borsa magica. Può contenere qualsiasi cosa tu ci metta dentro e non diventa mai pesante. La regina, l'oceano e tutte le fate guardavano mentre la loro coraggiosa Ripple volava verso il cielo per iniziare il viaggio più imprevedibile della sua vita. Ripple era determinata. Volò più lontano di quanto qualsiasi spirito dell'acqua avesse mai fatto. Continuò a volare fino a quando non arrivò vicino a un pezzo di terra verde. Poteva sentire gli uccelli cantare allegramente e le giovani foglie danzare sugli alberi. Capì presto cosa fosse. Oh, stanno tutti aspettando Spring. Devo aspettare qui. Spring va in giro per il mondo. Deve sicuramente conoscere la strada per le fate del fuoco. Ripple decise di unirsi agli allegri uccelli e ai fiori in erba. La 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 la. Ripple era così onorata di incontrare Spring. Si inchinò alla bella stagione e si presentò. Ripple spiegò la sua intenzione di trovare le fate del fuoco. Oh, è così coraggioso da parte tua, Ripple. Ma ahimè, non so dove vivono le fate del fuoco. Sì, l'estate. Mia sorella, Summer, è la stagione giusta per te. Lei visita ogni parte di questo pianeta. Prendi questa brezza, ti assisterà.
ti porterà instancabilmente oltre le colline attraverso l'estate. Ripple ringraziò Spring. Fu portata dalla brezza di incontrare Summer. Oh, fa così caldo qui. Summer deve essere nei paraggi. Ripple volò il più lontano possibile. Continuava a diventare più caldo, ma Ripple non si fermò. Diventava sempre più debole a causa del calore. Eppure continuò ad andare avanti. Alla fine... Oh no! Oh cielo, oh cielo! Non sapevo di avere visite! La buona Summer prese Ripple per mano e la portò allo stagno per bere un po' d'acqua. Dopo averne bevuta un po', Ripple si sentì di nuovo fresca ed energica. Ricordati sempre, quando io sono nei paraggi, l'acqua è la cosa più importante per te. Ripple era d'accordo. Senza perdere un minuto, Ripple spiegò a Summer tutta la storia del bambino e chiese l'aiuto di Summer. Oh, povero bambino! Sua madre deve essere distrutta. Oh, pietà! Vorrei tanto aiutare, Ripple, ma non so dove vivono le fate del fuoco. Ma Autumn potrebbe saperlo. Aspetta, prendi questo. Cos'è questo? Il tuo viaggio verso l'autunno sarà cupo. Questa luce ti aiuterà a trovarlo. Vorrei venire con te per guidarti, ma le stagioni, proprio come la nostra vita, devono continuare ad andare avanti. Non possiamo andare indietro. Capisco. Ora devo andare. Augurami buona fortuna. E lo spirito dell'acqua partì alla ricerca dell'autunno. Il viaggio di Ripple verso l'autunno fu diverso. Mentre volava sopra i campi di grano giallo e le foglie coperte dal gelo, divenne triste e si sentì a disagio. Oh, Summer aveva ragione. Mentre l'autunno si avvicina, mi sento triste e cupa. Se non avessi saputo che le stagioni possono influenzarmi, sarei stata così confusa. Proprio allora lo vide. Era su una slitta trascinata da segugi, con la musica dei suoi corni d'argento che riverberava intorno. Ripple pensò che era strano che quella bella stagione le portasse tanta tristezza. E cosa ci fa esattamente uno spirito dell'acqua qui? Ti piace il gelo, vero? Anche in tutta la sua tristezza, Ripple era piena di determinazione. Parlò con determinazione di voler aiutare il piccolo bambino. Autumn ascoltò sinceramente Ripple. Non si sentiva triste come Spring e Summer. Ma come avrebbe potuto? Essere freddo era la sua natura. Ma era comunque preoccupato. Chiese a Ripple di andare a cercare Winter. Quando arriva l'inverno, è allora che le fate del fuoco si posano sulla terra per riscaldare i cuori di milioni di persone. Deve sicuramente sapere dove sono. Ecco, prendi questo. Questo ti scalderà quando incontrerai i suoi venti freddi. Arrivoir, piccolo spirito dell'acqua. E proprio così, Autumn si gettò nei venti e scomparve. Pensando che, essendo così freddo, non avrebbe mai capito la mia causa. Ma immagino che tutti noi esprimiamo le nostre emozioni in modo diverso. Ripple ora stava andando incontro alla stagione più difficile di tutte. Ripple volò per settimane, ma non riuscì a trovare Winter da nessuna parte. La tristezza nel suo cuore divenne più profonda, ma sapeva che era solo un male di stagione. Ah, perché l'inverno è sempre così duro per tutti? Senza questa brezza magica e questa foglia calda non sarei mai riuscita a sopravvivere. Finalmente raggiunse la tana coperta di neve di Winter, ma prima che potesse entrare, Winter uscì. Ho un visitatore? Chi osa avvicinarsi al vecchio e rude Winter? Aspetta un attimo, uno spirito dell'acqua? Cosa ci fai qui, bambina? Vi prego di aiutarmi. Mi sto cercando le fate del fuoco per svegliare un bambino che è caduto in un sonno profondo. È stato erroneamente colpito dall'oceano. Oh, mamma mia, questo è male. Ah, sì, le fate del fuoco sono note per conoscere la magia calda. Ma vivono sul sentiero del sole, bambina mia. È un palazzo enorme, ma bisogna attraversare un sacco di posti pericolosi per raggiungerlo. E anche se lo raggiungi, non sono come voi spiriti dell'acqua, mia cara. Sputano fuoco. Evaporerai in un secondo, bambina mia. No, non ho paura. Sono sicura che quando sentiranno la mia storia non saranno arrabbiati con me.
Oh, mia cara bambina, è la tua determinazione che ti aiuterà a conquistare i loro cuori. Ecco, prendi questo fiocco di neve. Non si scioglierà mai. Saprai quando usarlo. Grazie. Devo dire che per essere una persona così fredda, hai un cuore caldo. Mai giudicare un libro dalla copertina, bambina mia. Buona fortuna. Winter tornò alla sua caverna. Ripple guardò il sole, che ora sembrava lontano secoli. Ma Ripple non aveva paura. Le stagioni sono forti, ma io sono più forte. Sto venendo da voi, fate del fuoco.